Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il magazine, settima giornata della meteorologia che vogliamo riassumere in immagini, siccità e alluvioni che arrivano da lontano e iniziamo subito con il vedere le stagionali, le previsioni a lunga scadenza di Giorgio Di Francesco. Seguirà un'intervista al climatologo, il professor Claudio Cassardo, che ci illustrerà un po' lo stato del clima e quindi questa anomalia che c'è un po' a livello globale su tutto il pianeta e ancora un'intervista a Giulio Beltramino che è un po' ancora a sancire questo quadro climatico che ha visto la giornata del 10 di marzo dibattere effettivamente di clima sia a livello globale che a livello locale. State con noi. Ben ritrovati amici con le stagionali in relazione al mese di aprile 2018. Il quadro di anomalie in sovrimpressione ci mostra lo sbilanciamento verso le alte latitudini oceaniche, settore britannico, scandinavo e islandese delle alte pressioni. Un canale piuttosto freddo si porterà sempre sull'Europa nord-orientale con clima tempestoso a ridosso dell'area scandinava. Per quanto riguarda le basse latitudini, aria spesso depressa in un contesto piuttosto umido e piovoso, in particolare sulle aree sud-orientali, dove si alternerà anche qualche locale prefrontale, mentre aria più fredda sarà dirottata verso i lidi sud-occidentali europei. Dal punto di vista climatico, per quanto riguarda la nostra penisola, un clima leggermente più freddo sulle regioni settentrionali, precipitazioni sostanzialmente nella norma, al centro-sud un clima umido, a tratti anche perturbato, con sbalzi di temperatura al centro, anche se leggermente più mite al sud, con qualche prefrontale. Per quanto riguarda la grafica delle anomalie, su elaborazione data meteo, in relazione al CFS ci mostrano questi anticicloni protesi sul settore nord atlantico con un canale depressionario umido e instabile alle basse latitudini.